L'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento è la fumigante pentola da cui sono usciti i principali sport di squadra che si giocano con un pallone, le mani e i piedi. All'inizio era un magma abbastanza informe, poi si sono delineati il calcio, il football, che diventerà americano, e il rugby. Gli inglesi, essendo i proprietari dell'impero dove veramente il sole non tramontava mai, hanno esportato tutto questo. Il calcio, per esempio, con fior di coppe, si è giocato in India molto prima che esistesse il Real Madrid o il River Plate. Poi le cose sono cambiate. Ma se c'è un singolo sport che li rappresenta perfettamente, è il rugby, che nasce e prende il nome dall'omonima cittadina. E niente di meglio del rugby in Nuova Zelanda, dove è un'autentica religione. E nel rugby neozelandese ci porta Christopher Pryor all'interno di un film, The Ground We Won, che è forse il più attraente per i miei gusti film della settimana della critica, che come spesso succede a Locarno è una zona molto ben frequentata del festival. Il film è in bianco e nero e ci racconta la storia di una stagione di rugby del Roporoa, una squadra del nord della Nuova Zelanda. La squadra è composta da agricoltori che seguono rituali che sono gli stessi da oltre 200 anni, quando arrivarono quelli che li hanno preceduti. Si segue il ciclo delle stagioni, si vuol far pascolare le vacche, si attende che figlino, si cerca di trovare le condizioni migliori per arrivare al momento più importante, quello del raccolto. Ma nella loro parte della stagione, che va da febbraio, il loro agosto, fino più o meno a Natale, si gioca a rugby. Tutti i sabati pomeriggio. Improvvisamente nella stagione arriva un allenatore nuovo che trascina la squadra fino, in battuta, alla partita per salire nella divisione superiore. Perdono in casa con un calcio piazzato a pochi secondi dalla fine, ma poi tutti nella clubhouse per il terzo tempo, il rito più antico del rugby. Si offre da bere a chi è venuto a trovarti. Quelli che hanno vinto il campionato intonano una haka, la danza tradizionale maori, davanti a te, ed è piuttosto pesante, ma alla fine pigliano solo applausi e altra birra. Poi, sotto una luna gigantesca e delle nuvole enormi che si inseguono, si torna a seguire il ritmo eterno delle stagioni, aspettando la prossima stagione di rugby. Il resto del mondo non è agli antipodi soltanto dal punto di vista geografico, anche per molto altro.